Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua in un nuovo capitolo del corso di Logic Pro 10. Andiamo a vedere oggi com'è possibile importare una traccia da un'altra sessione. Quindi mettiamo che ad esempio vogliamo utilizzare le stesse impostazioni che abbiamo utilizzato per la registrazione di una voce, ad esempio, che ci piaceva col reverbero, con l'equalizzazione. Vogliamo utilizzare la stessa impostazione che abbiamo utilizzato in una sessione precedente, appunto in una nuova canzone. Possiamo farlo importando le sessioni, da una sessione precedente una singola traccia. Quindi vediamo subito come è possibile farlo. Vedete questo tasto qua, All Files, e qui mi chiederà appunto Logic da dove voglio prendere la sessione. Quindi io vado nella file, mettiamo che mi interessi questa. Vedete, io ho aperto questa sessione e qua mi dà la lista delle tracce che ha questa sessione in questo momento. Vedete, coro, le acustiche, chitarre elettriche, e mettiamo che voglia aprire appunto una voce. Allora, qui mi chiede che cosa voglio importare. Il content è appunto il contenuto, quindi il file audio. E plugin, anzi il contenuto non lo voglio importare, non mi interessa. Plugin, quindi la catena dei plugin che ho utilizzato in quella traccia lì, input output, quindi l'assegnazione degli ingressi e delle uscite. Qualora avessi dei send, posso anche utilizzare appunto i send riferiti a quella traccia. Vado a importare ed ecco che mi ha importato qua la traccia vocale, senza la traccia ma senza le regioni contenute al suo interno. Volessi invece importare anche il contenuto, in questo modo ho importato anche il contenuto della traccia. Mettiamo invece che voglio importare solamente il contenuto e basta. Faccio altro che importare solamente il contenuto. Vedete, in questo modo qua è vuoto, a differenza di questo in cui ci sono i plugin aperti. Questo è molto importante perché quando ad esempio si lavora in un disco e la traccia vocale può rimanere all'incirca simile la partenza, poi dopo a seconda del brano posso cambiare l'equalizzazione, la compressione eccetera, però magari trovo una catena di plugin che sono utili in quel modo lì, anche il modo in cui interagiscono fra di loro, posso importare solamente le impostazioni di quella traccia. Quindi non andarle a ricreare tutte le volte da capo. Bene, per oggi è tutto, buon proseguimento con il corso di Logic Pro.